Oggi l'Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis. È la prima volta per lei qui a Catanzaro, nella Basilica dell'Immacolata, per vivere quelli che possiamo considerare i momenti spirituali, fatti anche di solidarietà di corpo. Sì, è la prima volta, ma è una prima volta che io affronto con grande entusiasmo. Noi richiamiamo oggi i nostri valori, quelli a cui ci ispiriamo, i valori della fede, della fedeltà, coltiviamo il culto della memoria, quindi per noi è un po' l'acme di un anno trascorso veramente molto intensamente. Certo, oggi si ricorda anche l'83° anniversario della battaglia di Qualqualber e anche la giornata degli orfani. Beh sì, noi il 21 novembre celebriamo sia la Virgo Fidelis che diciamo la giornata dell'orfano, a cui l'Arma dedica grandissima attenzione, e celebriamo anche l'83° anniversario della battaglia di Qualqualber, che è una battaglia tra le tante che i carabinieri hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nella quale il valore spirituale degli atti che sono stati compiuti supera di gran lunga in qualche misura tutto ciò che è accaduto intorno a quella battaglia. Senta, io poco fa parlavo di solidarietà di corpo a proposito della giornata dedicata agli orfani dell'Arma dei Carabinieri, perché è vero, c'è la spiritualità, c'è la vicinanza a chi ha perso magari papà o mamma nel corso dell'attività lavorativa, ma c'è anche un segno tangibile, concreto di vicinanza con un aspetto economico. Sono quasi 70 anni che l'Arma, attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell'Arma, assiste concretamente, sempre ispirata dai valori che sono tipici dell'Arma, assiste concretamente questi figli dell'Arma, li conduce ad un percorso virtuoso di studi e di avviamento al lavoro, e li segue anche nel loro percorso di vita, un legame che rimarrà indissolubile tutta la vita. Senta, per concludere, al suo insediamento, ricordo, parlava dei numerosi presidi che sono presenti dell'Arma dei Carabinieri in modo capillare nei piccoli e grandi centri. In questa giornata le va di magari fare gli auguri agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri e le rispettive famiglie, direi? Tutti i carabinieri che ho incontrato fisicamente oggi, a tutti quei carabinieri ho rivolto il mio augurio, perché oggi è una celebrazione che raccoglie tutti intorno alla Virgo Fidelis. Gli auguri naturalmente sono destinati a tutti quei carabinieri che tutti i giorni testimoniano quei valori che io richiamavo prima, e che capillarmente sul territorio, in tutte le quasi 300 stazioni dell'Arma, fanno il loro dovere con coscienza, volontà, determinazione e grande ispirazione. Noi non dimentichiamo mai in questa giornata di menzionare anche i carabinieri che vivono nei teatri di guerra, ovviamente per portare solidarietà, pace. Beh, abbiamo ricordato qualche giorno fa i caduti di Nassiriya. Tutti i teatri operativi aperti nel mondo, ci sono anche dei carabinieri, naturalmente l'augurio va anche a loro, perché portano pace anche in quei territori. Grazie a voi. No, grazie. Oggi l'Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis. In genere la definiamo anche l'Arma dei Carabinieri fedele nei secoli, fedele nei valori di ieri e di oggi. Sì, è interessante anche vedere come l'arma su cui si poggia tutto la nostra attenzione, la nostra fiducia, diciamo così, verso le istituzioni, perché vigila su tutto il territorio nazionale e in tanti aspetti difende e in tanti aspetti interferisce con chi vuole rovinare questo territorio e questa nostra stato così, così importante, questa nostra collettività, che si affidi a Maria, no? Che può sembrare quasi affidarsi in qualche modo a qualcosa di più debole di quanto possa essere un intervento che come può rappresentare l'Arma dei Carabinieri. Invece l'idea di affidarsi a lei come Virgo Fidelis, su questa fedeltà sta invece la forza dell'Arma dei Carabinieri, che appunto è una fedeltà non a una persona, non a un partito, non a un governo, ma una fedeltà a un popolo, una fedeltà cioè a quei valori fondamentali che plasmano e costruiscono un popolo. Ci fa piacere che ci sia un'iniziativa alla quale ha pensato l'Arma dei Carabinieri per gli orfani di quei genitori appartenenti all'Arma che hanno perso la vita durante l'attività
lavorativa, sicuramente un segno tangibile di solidarietà, di affetto, di amore tutto sommato. Certo, è interessante che l'Arma dei Carabinieri, che pure è un'istituzione così strutturata, eccetera, viva con uno spirito particolare, che è uno spirito familiare appunto, tanto che nel momento in cui anche uno cessa di essere attivo nell'Arma dei Carabinieri, non cessa di essere carabinieri in qualche modo. E questo anche vuol dire farsi carico dell'arma, che si fa carico anche della... di quella che è tutta il destino di ciascuno, in qualche modo, di chi è appartenuto all'arma. Per cui prendersi cura anche della famiglia nel momento in cui provata, soprattutto dalla scomparsa del padre o della madre, magari in servizio, eccetera. Certamente questo è un tratto molto delicato e molto significativo, però, dei valori che stanno alla base di questa nostra istituzione.